alle ore 12:30 pomeridiana dell'officina della Columbia Phonograph Company New York. Presenti le signore Elvira Puccini e Gina Ciaparelli di Apora, nonché i signori Emerson Trent del Columbia e Gianni di Apora, che parla in questo momento, oggi, alla vigilia del ritorno in patria del maestro Giacomo Puccini, coperto di gloria ed onori dal pubblico del Metropolitan Opera House, ove tante acclamazioni e successi strepitosi si ebbe il ciclo delle sue opere immortali, oggi, qui, lontano 5.000 miglia dalla sua poetica ed ispiratrice Torre del Lago, il maestro Puccini lascerà incisa la sua parola, che sarà un palpito d'affetto che religiosamente ascolteranno i suoi amici e connazionali in questa terra degli Stati Uniti. A voi, genio sublime, legittimo successore dei grandi compositori che resero Italia maestra al mondo nell'arte dei suoni e dei canti, a voi l'augurio del buon viaggio ed il riverente saluto dei vostri ammiratori qui presenti. Arrivi maestro Puccini! Ringrazio con tutto cuore l'egregio signor di Apora per le gentili parole pronunziate. Sono veramente grato al gran pubblico di New York per le accoglienze tanto entusiastiche che ha fatto alle mie opere. Accetto l'augurio del buon viaggio e finisco gridando America Forever! Da parte mia, Chiesa, per gli onori tributati a mio marito, lascio un saluto ed un caldo ringraziamento a tutti, e specialmente alle gentili signore americane che furono tanto sorpresi verso di noi. E tu, Cavalla Puccini!
Thank you.